credo davvero e sinceramente che lei sia la più bella di tutta la fiera. Parlo della moto naturalmente. Il video di oggi sarà un po' particolare perché, a differenza dei miei soliti video in cui mi riprendo con la mia solita reflex, col gatto morto sopra e quell'attrezzo sotto che può sembrare qualcosa di strano ma è un treppiede, ve lo giuro, oggi tutto questo video sarà ripreso con questa EasyViz S5, un'action camera dalle prestazioni eccezionali che mi è stata fornita dall'azienda che vedete alle nostre spalle, quindi grazie EasyViz per l'invito. E quando dico tutto il video intendo tutto il video, ogni singola immagine di questo video sarà registrato con questa e anche l'audio. L'audio che sentite adesso viene preso direttamente dall'action camera. C'è un botto di gente a EICMA e ci si può chiedere come mai così tanta gente venga a EICMA. Ecco, i motivi principali sono tre: le moto, le attrazioni e le belle ragazze. E io oggi in questo video vi farò vedere tutto il meglio di queste tre cose. Andiamo! A me le moto piacciono tutte, ma quelle da corsa sapete che è un debole. Io in questo momento non so dire se sia più bella la moto o la ragazza che c'è sopra. O quello che si sta facendo la foto con te. Amore, che cos'altro può essere se non amore? Nasca, basta, basta. Devi pensare alle moto. Alla fine penserai alle ragazze, ma adesso devi pensare alle moto. Cos'è sta moto? La Niken. Allora, se la guardate di qua sembra una moto normale, no? Ma guardate da davanti. Ah, ragazzi, ha quattro forcelle sta moto. Ovviamente ne hanno fatte 350 in totale in queste moto. Secondo me l'avevate immaginato che questo tour delle moto sarebbe finito qui in questo stand, e secondo me avete già un'idea di cosa sto per farvi vedere. Credo davvero e sinceramente che lei sia la più bella di tutta la fiera. Ragazzi, fa un freddo.
freddo, porco. Devo correre. Non ho guardato l'ora, mi sono perso a guardare le moto e le ragazze. Praticamente tra 3 minuti devo essere in sim e poi subito dopo in AGV, dove ho organizzato un appuntamento con tutti voi che mi seguite, dove ci possiamo incontrare, conoscere e scambiare 2 chiacchiere insieme. Quindi devo correre. Scusate. Aspetta, aspetta. Bella, ragazzi! Stavo aspettando! Da dov'è che venite? Da Stoccarda! Vabbè, io vengo dalla Svizzera! Ragazzi, vi giuro, non mi sarei mai aspettato così tante persone oggi qui per me allo stand. E grazie di cuore, grazie davvero a tutti quanti, non pensavo foste così tanti davvero. Ed è davvero bello sapere di avere così tanti amici che mi seguono sul web. Wow. Ok, ora abbiamo visto le moto più attese, le moto più pazze, le moto più folli di tutta la fiera. Adesso usciamo un attimo perché voglio farvi vedere un po' di attrazioni speciali. Mi stavo chiedendo perché questi pedalano in salita e ho capito solo adesso che hanno la bicicletta. Di tutte è quella che vedete qua alle spalle, dove fanno di tutto, fanno dal cross al flat track ai salti in moto freestyle. Podio. Guardate un po' che ho trovato, il mio coach. Oh. Era quello che volevo. È un pirra, eh. Sono in ECMA da 5 minuti, guardate chi trovo. Bella raga. Lui è un grande, andate a vedervi sui motovlog su YouTube, ho scritto il link qua in descrizione. Fa spaccare, io lo amo. È troppo bravo. Ciao, grazie. Ma smettila. Ciao zio. Oh, ma sai che allo stand Kawasaki hanno messo il reggaeton? Lo so, no, io ero lì a ballare. Hai visto che roba? Bellissima. Manica, adesso è nato, adesso poi c'era lei che si appoggiava sulla moto e si diceva Ciao ragazzi. Ciao zio. Un'altra delle cose bellissime di questa action camera è che ha un monitor integrato, touchscreen, come usare uno smartphone in cui si scorre lo schermo, si scorre il menu. E in una giornata come questa, in cui ho dovuto fare tantissime riprese, è fondamentale poter rivedere subito le immagini che hai ripreso. Bene, e dopo avervi fatto vedere alcune delle moto più belle di EICMA, è impossibile vederle tutte, ci vanno 3 giorni, e dopo avervi fatto vedere alcune delle più belle attrazioni che ci sono fuori, adesso farò il giro finale dove vi farò vedere tutte le più belle ragazze della fiera. È amore, che cos'altro può essere se non amore? Bene, ora come promesso nel titolo del video vi farò vedere 2 trucchi diabolici per portarvi a casa dei numeri di telefono. Oh, ti prego, tu hai un cellulare che funziona? Sì. Devo riprendere questa roba drammatica della fiera. Morto, non si accende più. Mi puoi far chiamare il ragazzo che è con me, che ha le mie chiavi della macchina? Devo immortalare sto momento critico della fiera perché... Perché sto pirla ha le chiavi della macchina con dentro la roba. Fino un attimo. Ok, adesso il tuo numero di telefono. Ciao. Ok, grazie, così ho il tuo. No, non
Ok, adesso il tuo numero di telefono. Sei. Ciao. Ma è scemo. Missione compiuta.